Allora, iniziamo subito raccontando e parlando di cos'è l'underpainting, da non fare confusione, ragazzi, perché questo incontro parte un po' da quello che è il concetto underpainting, che è un po' il motivo per cui abbiamo creato questa live per presentarvi la nuova palette che molti di voi hanno già visto e ricevuto, che è la palette HD Skin Sculpting Palette, composta da 12 colori. Qui entreremo nel vivo del prodotto. Però questo lancio nasce in concomitanza con una tendenza nuova moda, che è quella di creare un nuovo contouring, quindi un nuovo contour, ovvero quello che viene chiamato sui social underpainting, ovvero la capacità, la tecnica di truccare sotto, quindi dipingere prima di creare il make-up. Tutti voi saprete che quando si parla di contouring o di sculpting, che sono due concetti molto similari, il contouring è un pochino più morbido, serve per andare a ammorbidire quelli che sono i nostri tratti somatici e riportarli a quello che è un concetto di idealità. Il effetto invece sculpting è quando invece dobbiamo scolpire e modificare maggiormente, dare comunque maggiore impressione, maggiore intensità in alcune zone. Insieme creano quello che è un concetto di sculpting o contouring. E questa tecnica viene fatta con i chiaroscuri, quindi con colori chiari e colori scuri e intermedi, e di solito si fa dopo l'applicazione del fondotinta in due modalità. La prima modalità è sopra una base, quindi sopra un fondotinta incipriato con le polveri, quindi possono essere per esempio delle Pro Bronze, delle Terre, piuttosto che dei prodotti in polvere come i blush o comunque ombretti, qualsiasi cosa di polveroso che possa ricreare delle intensità sfumabili. Tutto questo ovviamente se a base di polvere viene fatto successivamente la cipria, perché la cipria ha quella funzione, vi ricordo, di asciugare e fissare la nostra pelle e quindi permettere poi di ricevere qualsiasi prodotto in superficie, laddove trova una soluzione, una base asciutta, di scivolare e quindi distribuirsi in maniera omogenea senza creare macchie. Laddove invece creiamo un effetto sculpting o contouring con delle creme, quindi che possano essere degli stick, degli altri fondotinta, correttori o comunque qualsiasi cosa di formula cremosa, allora l'esigenza è di crearlo prima della cipria e quindi prima del fissaggio. Quindi abitualmente quello che viene fatto quando usiamo un prodotto grasso o comunque cremoso a base oleosa, di farlo subito dopo il fondotinta. Underpainting contour come tecnica nasce per essere creata in realtà prima del fondotinta. Quindi dopo vi dimostrerò come creare questa tecnica, però per capire come fare questa tecnica, vi avevo promesso che avremmo fatto un piccolo approfondimento, un piccolo focus, però bene preciso, seppur veloce, su quello che è il concetto del fototipo. Quindi che cos'è un fototipo, che cosa vuol dire fototipo e soprattutto vi ho fatto un esploso, anche un approfondimento di come si individua il sottotono, che cos'è il sottotono, come si fa a riconoscere su una pelle qual è il sottotono. E in questo modo poi cercheremo poi di capire come, fatto chiaro questo argomento, scegliere il giusto fondotinta, il giusto correttore o comunque il giusto prodotto di base. Se tutto questo è chiaro e mi sembra che dalla chat non ci siano domande o dubbi, inizierei subito con la prima slide, Recording stop. Recording in progress. che è la prima spiegazione, cioè che ti spiega che cos'è il fototipo. Vi ho preparato delle slide perché? Perché così potete fotografarle, potete tenerle come promemoria, cioè nulla di segreto, quindi è tutto condivisibile in maniera proprio piacevole con voi. Ok, a questo punto vi spiego che cos'è il fototipo. Il fototipo, in modo molto semplice, al di là della descrizione che trovate in sovraimpressione nella slide, è praticamente quello che in modo semplice e comune noi definiamo il colore della pelle. Ok, quindi quando guardiamo una persona e la identifichiamo con un colore, quel colore in realtà non fa altro che corrispondere a un fototipo. Ma perché fototipo? Perché il fototipo in realtà è una classificazione dettata da che cosa? Intanto in tema e in campo dermatologico, ma soprattutto è determinato il fototipo, cioè l'appartenenza a un tipo di colore, in base alla quantità
e alla qualità della melanina che il nostro corpo possiede e che poi ci dona nel momento in cui il sole la stimola e l'attiva. Tant'è vero che si dice anche molto spesso che nel periodo pre-estivo si è già cominciato a svegliare, a riscaldare, quindi a produrre più melanina, tanto per cui siamo più propensi a abbronzarci, a prendere il sole, e quindi a volte è anche consigliato una cura di stimolazione della melanina per avere una migliore abbronzatura, perché duri più a lungo, ma allo stesso tempo tutto quello che va a stimolare con integratori il discorso della melanina sono anche molto spesso prodotti e integrazioni che hanno un'azione, uno scopo anti-age, perché comunque servono sempre a migliorare sì il colore, ma anche a proteggere quello che è l'invecchiamento, cioè quello che è la causa della luce sulla pelle. Tutto questo incide sul colore della nostra pelle. Quindi possiamo dire che il nostro colore primario, cioè quello che noi al primo colpo d'occhio ci cattura l'attenzione e quindi che noi vediamo come sguardo sulla nostra pelle, è il colore della pelle. Questo colore della pelle viene chiamato fototipo. Il fototipo si differenzia in tante classificazioni, ok? Andiamo a cercarle e a svilupparle insieme. Parliamo del fototipo numero 1 e fototipo numero 2. Il fototipo numero 1, cioè quello che viene chiamato super light, il chiarissimo, di solito è un fototipo che presenta, dico di solito perché poi, come sapete ragazzi, un po' come nella teoria dei visi, no? Della struttura dei visi, non c'è una classificazione, un'appartenenza, c'è magari un po' di questa appartenenza che tocca quest'altro fototipo e quindi magari c'è sempre un po' un incontro anche di due tipologie, non è solo una specifica, e soprattutto questo nostro fototipo è condizionato, non cambia, ma è condizionato da quella che è un periodo di stagione, cioè in inverno noi saremo un fototipo che ha visibilità e che vede, quindi che si riconosce, ha delle caratteristiche. In estate, magari con abbronzatura o altro, sviluppiamo delle altre cose per cui siamo propensi a toccare o a sfociare in altri fototipi. Quindi il fototipo numero 1, che è il più chiaro, di solito, dicevo, si presenta con capelli biondo rossi, quindi capelli chiari, occhi chiari, e l'incarnato di solito presenta un incarnato molto chiaro, quindi quasi etereo, con qualche lentiggine, ed è estremamente una pelle sensibile al sole, e infatti è una pelle che si scotta molto spesso e difficilmente si abbronza. Laddove vogliamo fare un'intervista e capire con il nostro cliente, laddove ci sia la possibilità di avere un confronto e chiediamo al nostro cliente se tende appunto a scottarsi su una pelle molto sensibile, possiamo facilmente poi identificarla nel fototipo numero 1. A noi, a livello di make-up, interessa che cosa? Che il fototipo numero 1 si presenta con la pelle molto chiara e quindi adatto anche a tutti quei tipi di colori primer chiari o che esaltano il tipo dell'incarnato chiaro, ma anche molta attenzione però che sono quegli incarnati che tendono a irritarsi facilmente, ad arrossarsi sensibilmente, e quindi a noi che poi si abbronzi o non si abbronzi ce ne frega il giusto. Però vi faccio un esempio: se questo fototipo numero 1 fosse la nostra sposa e lei ci dicesse con tanto entusiasmo: non ti preoccupare Gabri, per il giorno del matrimonio mi abbronzerò, io magari le dico: attenta, perché il tuo fototipo difficilmente si abbronza, come lei probabilmente già saprà, quindi non cercare di abbronzarti troppo o in modo scorretto da bruciarti, perché poi la scottatura diventa per noi una problematica di copertura o di simulazione. Quindi a noi tutte queste informazioni servono un po' a 360 gradi in base a quello che può essere il nostro servizio di consulenza. Il fototipo numero 2 invece, che è quello light, chiaro, e c'è differenza dal super light, perché il super light è ancora più trasparente come incarnato, quindi è veramente molto 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 chiaro. Il fototipo 2, che per noi è considerato il chiaro, è un capello che comunque presenta un colore chiaro, quindi parliamo di un biondo, parliamo di un castano chiaro, ok? O un biondo tendenzialmente un pochino più scuro. L'incarnato è chiaro, spesso presenta le lentiggini, cosa che nello super light possono esserci, come no. Nel chiaro ci sono quasi sempre.
ed è molto sensibile al sole, si scotta anche lui con estrema sensibilità e facilità, però tende ad avere quella leggera abbronzatura, quel leggero color miele che scalda il suo incarnato. Questi sono i primi due fototipi e questi due fototipi sono i primi due che vanno a rappresentare per un discorso, diciamo così, europeo, i paesi nordici. Però, ragazzi, non escludo che possiamo trovare, non dico tanto un super light, anche se comunque in alcune zone di nord estremo, quindi vedi Bolzano, vedi la parte alta, Val d'Aosta, eccetera, possiamo trovare degli incarnati chiari, ma non è neanche impossibile poterli trovare in altre regioni, perché come sapete ormai comunque le etnie sono molto miste e quindi possiamo trovare un chiaro al nord come anche al sud e viceversa. Sicuramente per un discorso genetico sono più facilmente trovabili dove sono autoctoni, cioè dove loro nascono e dove quel tipo di incarnato è assolutamente di base quell'effetto lì. Aspetta un secondo, rispondi. A questo punto passiamo agli altri due, perché in totale i fototipi scoprirete che sono sei. Quindi i primi due sono super light e light. Poi alla fine torneremo con un piccolo approfondimento su questi due tipi qui. Altre due tipologie di fototipo, quindi parliamo sempre di colori, come li identifichiamo il fototipo numero 3 e il fototipo numero 4? Molto semplice, li identifichiamo perché intanto sono il medium e il tan vuol dire abbronzato. Allora, il fototipo numero 3, ci cioè, avete sentito tantissimo parlare di fototipo 3, perché in tutti i nostri corsi ormai è un argomento abbastanza frequente. E quindi il fototipo 3 noi lo classifichiamo come colorazione europea, cioè quel colore di pelle che troviamo in maniera molto facile sui nostri clienti italiani. Okay? L'Italia è un fototipo 3. Poi al suo interno, da nord a sud, ci sono delle piccole inclinazioni che poi vediamo, ma comunque è tutto un fototipo numero 3. Il fototipo 3 per eccellenza si presenta con capelli castani, occhi marroni chiari, che possono essere marrone intenso, ma anche leggermente più tendente a un giallo, un ocra, un verdino, quei classici marroni che sono sempre un po' indefiniti, no? Che di solito mi dicono: ah, Gabi, il mio colore degli occhi è quel colore un po' bruttino che non sa di niente. In realtà sono molto interessanti perché poi, in base a come li tocchiamo, in base a un discorso di armocromia, li possiamo far uscire le varie sfumature che contengono al loro interno. La sua incarnato, quindi la sua carnagione moderatamente scura, quindi è un intermedio che tende però ad abbronzarsi, quindi si abbronza, però attenti perché in base al tipo di fototipo 3 che lui è, può anche scottarsi, quindi non è quel tipo di fototipo sicuro al sole. È vero che poi nessuno in realtà di noi siamo sicuri al sole, quindi vi consiglio di abbronzarci sempre con le protezioni giuste, ma soprattutto nelle ore più ideali di abbronzatura, ok? Perché tutto questo incide non solo sull'invecchiamento cutaneo, ma anche sul nostro fototipo, sulla luminosità, sull'elasticità e su quello che è il colore che riflette la nostra pelle. Il fototipo numero 4, invece, che è il tan, l'abbronzato, può essere considerato il nostro cliente mediterraneo, ok? Quindi quello che ha un po' delle sfumature più calde, che nel periodo invernale magari è quello che ti dice sempre: sono spento, sono freddo, sono verde, sono giallo, che sono i classici un po' olivastri nel periodo invernale freddi. In estate diventano strafighi perché hanno una carica di melanina molto più alta, una qualità e una quantità molto più acuta, per cui hanno quelle abbronzature molto ambrate, molto mielate, molto belle, che insomma, invidiabili. Il fototipo numero 4 si presenta con i capelli scuri, occhi scuri, ok? Carnagione, come vi stavo anticipando, olivastra, si scotta di rado, ma come vi dicevo non è detto che non ci si possa scottare, ma si abbronza, scusate, con molta facilità. Quindi è quell'incarnato che molto spesso è invidiato per chi ama l'abbronzatura, perché ha un bellissimo risultato. Ultimando gli ultimi due fototipi, parliamo del fototipo numero 5 e del fototipo numero 6, che sono corrispettivamente il dark e il deep, non sono uguali e non sono neanche simili al tan. Il tan, come dicevo, è abbronzato, ok? E
Ve l'ho proprio rimpostato il concetto del fototipo perché Make Up For Ever nell'ultimo anno, col lancio del nuovo successone dell'HD Skin, ha rivisitato tutto il concetto e discorso cromatico dei fondotinta, dei correttori, e poi vedete le novità che vi presenterò oggi, ma che vedremo anche nel prossimo semestre, dove comunque troviamo una sfumatura, ma soprattutto una specificità di colori molto più approfondita. Quindi un po' il concetto è: abbiamo 60 nuance di fondotinta, abbiamo veramente elaborato ogni fototipo in ogni sua sfumatura per non avere problematiche di scelta di colore. Quindi il fototipo numero 5, che è il dark, è quello scuro, che non è la persona nera, ok, di colore. Il dark è l'ispanico, per esempio, quello che è più scuro dell'abbronzato, perché di natura è già scuro. È il classico cioccolatino al latte, come si dice in modo scherzando, no? Nel senso che quel mulatto che presenta quell'incarnato abbronzato già di base parte già favorevole, ok, l'abbronzatura, perché comunque ha capelli scuri, occhi scuri, l'incarnato è più scuro, è più olivastro e si abbronza intensamente. È quel classico colore che in estate si usa dire: divento veramente molto, molto, molto abbronzato, molto scuro. Questo è il fototipo dark. Dark, che per noi vuol dire scuro, non c'entra con nero, mi raccomando, sono diversi. Ultimo fototipo è il numero 6. È il numero 6 ed è il fototipo deep, che è profondo alla lettera, cioè quel colore così scuro, così intenso, che è veramente profondo, veramente scuro. E lì ci facciamo entrare tutta quella famiglia di colori di pelle di colore, ma per di colore intendo persone veramente nere, quel nero che è talmente intenso che sfocia a un grigio. Qui ci sono alcuni punti del nostro viso, delle persone di colore, tipo sopra delle labbra, tipo la fronte, alcune zone che sono talmente concentrate di melanina e sono talmente scure che quel nero sembra quasi grigio. E infatti sono soggetti comunque di etnia nera, ok? Quindi persone di colore. Difficilmente si scottano, ma vi assicuro che non è vero, perché anche la persona nera è vero che parte molto più vantaggiata, ma anche lui si brucia. Ok? Diciamo che si scotta con molta più difficoltà. E i capelli ovviamente sono neri e gli occhi sono neri. Questo è proprio un discorso di genetica. Grazie, Gianni. Detto questo, stiamo parlando dei sei fototipi. I sei fototipi sono colori di pelle. Quindi, portandovi un po' nel nostro mondo di Make Up For Ever, dove abbiamo i fondotinta numerati secondo l'appartenenza o alla tipologia di colore di pelle. Quindi, per fare un attimo un punto della situazione su quello che è la situazione oggi in Make Up For Ever, quindi partendo dall'ultimo lancio del fondotinta HD Skin fluido e compatto, quindi dimenticandoci un po' quelli precedenti, perché vi avviso che verranno da qui al 2025 cambiati tutti i fondotinta, 25/26, andranno poi a riclassificarsi, a numerarsi secondo quella che è la nuova nomenclatura del HD Skin, dove il numero 100 sono i super light, ok? Quindi chiarissimi. Voi avete il 100, il 102, il 104, il 106, che sono tutti colori chiarissimi. Questi sono i super light. Il Super Light, che è il 100, non è detto che non possa essere usato anche in Italia, perché se abbiamo una pelle molto molto chiara, possiamo tranquillamente utilizzarlo. Io vi invito sempre a fare la prova, soprattutto perché la nuova tipologia di fondotinta Make Up For Ever ha una percentuale di pigmento yellow, quindi giallo, più alta. Perché? Perché un po' è una tendenza worldwide. Ok, dove tutti i brand di make-up tendono a assumere.
Seconda cosa è più correttiva, quindi un fondotinta o un qualsiasi altro prodotto riesce a essere subito performante. Inoltre, quindi, io vi parlerò di questo fototipo in relazione al fondotinta HD perché sarà un po' la nuova generazione del fondotinta Make Up For Ever, ok? Sappiate però che per tutti quelli nati prima dell'HD Skin, l'ultimo, allora in quel caso non dovete assolutamente far riferimento a nessun tipo di spiegazione che vi faccio oggi, perché oggi il 100 dell'HD Skin equivale a questo programma che vi sto spiegando. Se invece facciamo un tuffo nel passato dei prodotti Make Up For Ever, risalirebbe alla famiglia 200, ok? Però siccome io vorrei fare un punto zero da oggi con tutti quanti voi, oggi parliamo del mondo HD, dal mondo HD in avanti. Tutto quello che è prima lo sapete già, lo continuerete a utilizzare come avete sempre fatto. È giusto e importante capire come utilizzare quelli di nuova generazione, quindi il nuovo HD. Quindi il 100, vi dicevo, è il super light. Il 200 è il light. Negli nostri schemi, però, che abbiamo mandato, veniva comparato al 300 il 200. Ok? Allora adesso ne approfitto per farvi un esploso, cioè un ulteriore approfondimento. Ogni famiglia al suo interno presenta diverse numerazioni di fondotinta. Prendiamo l'esempio appunto del light, che è un po' il medium della situazione. Il light presenta, per esempio, il 220, il 222, il 224, ok, il 226, che sono tutti colori assolutamente che noi a colpo d'occhio classifichiamo come medi, ok? In realtà, all'interno di quei 200, il più chiaro, tipo il 200, appunto, mi sembra 20, che siamo dei più chiari nell'HD Skin, può essere un vero light, ok? Quindi per eccellenza. Il più chiaro dei 200 è il 220, esatto. Sto guardando nello schema del catalogo dei prodotti per non fare errori, così vi do informazioni corrette. Quindi, in questo caso, cosa voglio spiegarvi? Che dal 220, che è il primo nuance della famiglia 200, all'ultimo dei 200 della famiglia, che è il 238, esatto, ci sono dentro in mezzo almeno 8 colori. Quindi il primo, che è il 220, sarà veramente un light. Quando arriviamo al 238, sono già un medium. Quindi questo per farvi capire che ogni famiglia non è solo quella famiglia, ma nei numeri più chiari di quella famiglia si avvicina alla famiglia precedente e nei numeri più scuri si avvicina alla famiglia successiva. Quindi va sempre a intaccare un po' il fototipo prima e un po' il fototipo dopo. Quindi nei 200 noi, che classifichiamo come chiari, in realtà troviamo anche delle nuance un po' intermedie, come il 200 appunto 30, il 236, il 232, ok, il 34, perché poi sfociano al medium, mentre i medium per noi sono i 300. Vi è tutto chiaro fino qui? I 400 sono i tan, i 500 sono i dark e i 600, se ci fossero, sarebbero i deep. Però nella famiglia dei 400 e i 500 addirittura non li abbiamo, i 600 non li abbiamo, perché? Perché Make Up For Ever poi negli ultimi 400, che loro li definiscono dark and deep, se guardate le slide della formazione del prodotto HD che avete ricevuto con il lancio, scoprite che appunto questi colori, questa famiglia di 12 colori, racchiude un po' tutto quello che è il mondo scuro, e loro lo racchiudono un po' in una grande famiglia, cioè ci mettono dentro i deep e i dark insieme. Ok? Quindi quando noi saremo davanti a una modella, a una cliente, a una qualsiasi persona, e dovremo scegliere il tipo di fondotinta, la prima cosa da fare è scegliere in base al fototipo.
E quindi fototipo chiaro, fototipo medio, fototipo abbronzato. Questi sono i tre che ci possono più facilmente capitare. Poi non escludiamo i super light, ma anche i deep, cioè i profondi, quelli neri, neri, neri. Tutto chiaro fino a qui, ragazzi, come classificare i fototipi in base a quella che è una spiegazione dermatologica, nel senso non da dottore perché non lo sono, ma presa come riferimento da quelli che sono degli studi di carattere generico, per poi invece approfondirli e andarli a collegare in maniera più corretta e più specifica con quello che è il mondo del make-up e per di più con Make-up Forever, ok? State rispondendo che è tutto molto chiaro, laddove ci sono delle perplessità bloccatemi, tanto è l'argomento del giorno, non farete nulla di sbagliato. Detto questo, passiamo a capire, una volta capito qual è il fototipo, cos'è il sottotono, a cosa serve, più che cosa serve, perché ci interessa sapere che cos'è il sottotono e soprattutto come facciamo a riconoscerlo. Dopodiché vi darò invece dimostrazione di come scegliere il fondotinta, di come creare l'underpainting contour e vi farò vedere sul live, sulla nostra modella, il make-up di oggi. Allora, arriviamo a capire che cos'è il sottotono. Intanto quello che a noi ci, cattura subito, quello che a noi ci cattura subito è un discorso di colore globale, ok? Quindi noi guardiamo una persona e non siamo catturati dal sottotono, ok? Questa, ragazzi, è un passaggio che facciamo in un secondo momento. Se dovessimo essere catturati dal sottotono, fermiamoci, perché probabilmente quel sottotono ha una problematica, ok? Quindi o ha un'infiammazione, un'irritazione di rossori molto forte, o ha delle discromie molto importanti, quindi non è più un sottotono, ma è una discromia, oppure perché magari ha un colore più giallo, più yellow, e quindi ci sono altre caratteristiche da analizzare. Ok? Quindi di solito noi siamo catturati da quello che è un colore predominante, che è il nostro fototipo. Poi se quel fototipo lo andiamo ad analizzare meglio e quindi andiamo un po' ad aprire la finestra e guardare oltre, leggeremo un sottotono. Ok? Che cos'è il sottotono? Il sottotono è il colore di fondo della nostra pelle, che molte volte non è identico o uguale al sovrattono, ok? Che è il suo opposto. Quindi, capiamo che cos'è il sottotono intanto. Il sottotono è praticamente il colore che noi vediamo sotto cute, che influenza, che non vuol dire sia positivo o negativo, perché poi questo sottotono è sempre visto come una cosa che ci danneggia. Non è detto, assolutamente, ok? A volte quel sottotono ci salva o ci dà una caratteristica da tenere presente, tenere in considerazione. Da che cosa è influenzato il sottotono? Da due aspetti importanti. Uno, lo spessore della cute, quindi della pelle. Secondo, la temperatura. Quindi il nostro sottotono può essere, diciamo, classificato in due grandi categorie: il sottotono caldo e il sottotono freddo. Il sottotono caldo è quello che ha dominanza yellow, quindi giallo, e toglietevi questa associazione giallo uguale ittero, non c'entra niente, sono due cose diverse, perché a volte arriva la cliente e mi dice: ah, sono così gialla, e mi deve rispondere: ma ben venga, se no sembreresti morta. Ok, cioè il giallo, che anche nei nostri primer è quello più venduto, in realtà ci scalda. Dopo dobbiamo capire com'è quel tipo di giallo, quanto giallo arriva al nostro occhio e quanto trattenerne per il make-up, perché ci può aiutare, quanto invece cercare di annullare o limitare. Ok, quindi non vuol dire pelle giallo, oddio, devo correggermi. Ok, viceversa, se invece ho un sottotono freddo, posso avere una base più rosa. Qui c'è una gran confusione, perché il rosa arriva dal rosso e il rosso non è un colore freddo. Ma alla nostra pelle, o meglio al nostro occhio, questo rosso come arriva? Non arriva come rosso, arriva come rosino.
perché attraversa tutta una serie di livelli e incontra tutta una serie di aspetti, tra cui lo spessore, l'idratazione e tutta una serie di particolarità contenute nella nostra pelle, per cui arriva al nostro occhio un rosa, a volte freddissimo, a volte che sembra caldo. Tant'è vero che noi a volte usiamo dire usa il primer rosa che ti scalda. È tutto un controsenso se uno si ferma e ragiona su quello che legge e su quello che dice. Quindi il rosa può scaldare perché viene utilizzato su una pelle chiara, che di solito è spenta. Quella carica di rosa in realtà è una carica di rosso, tale per cui quel rosso scalda l'incarnato freddo. Vi ho spiegato in maniera chiara il discorso rosa? È ovvio che se quel rosa lo metto su una pelle abbronzata o comunque più scura, più calda, quel rosa non riscalderà, raffredderà, perché quel rosa avrà una potenza più bassa di calore rispetto al calore della pelle intermedia. E quindi il nostro occhio arriverà come grigio. Tutto chiaro? Bloccatemi se non sono chiaro, eh? Perché mi rendo conto che spiegare il fototipo, sottotono e quindi l'undertone yellow o red, ci sono 50.000 sfumature che nella nostra quotidianità di trucco le gestiamo in maniera molto disinvolta. Poi dobbiamo in realtà spiegarle e quindi renderle tangibili, capirle, concrete. Io mi sono preparato dei ragionamenti, ma devono essere chiari anche a voi, non solo a me. Quindi a questo punto, capito che il nostro sottotono può essere caldo o freddo, voglio anche dirvi che il rosa può essere caldo per una pelle chiara, freddo per una pelle scura, ma così come il giallo, se io il primer banana, quello che ormai conosciamo penso tutti, lo uso su una pelle chiara media, lui scalda assolutamente, è come se fosse una sorta di luce dorata sulla nostra cute. Ma se io quel giallo vado a metterlo su una pelle dark o deep, fa beige e quindi raffredda. Ecco che il giallo, che è un colore caldissimo, può essere abbinato su una cute diversa e quindi risultare freddo, un po' come il rosa. Ok? Quindi la lettura principale, più importante che dobbiamo fare sempre è che fototipo ho davanti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ricordatevi che l'1, il 2 e il 3 sono tendenzialmente chiari, freddi. Il 3 è un borderline, avete visto che è l'intermedio. Il 4, il 5 e il 6 sono caldi, a volte appunto il 5 e il 6 li incorporiamo in un'unica famiglia. A questo punto ci chiederemo, ma come riconosciamo il sottotono? Cioè, quindi come faccio a capire se uno è a base yellow o a base rosa? Quindi a base red. E soprattutto, una volta che l'ho capito, ma che cosa me ne frega? Cioè, perché mi interessa così tanto sapere com'è il sottotono, se ho già capito com'è il fototipo. Ci arriviamo perché lì è un altro ragionamento ancora più complesso, facile, ma va capito e va studiato. Allora, andiamo avanti così finiamo la nostra spiegazione. Il sottotono si può scoprire e quindi rilevare attraverso tante tecniche. Ve ne spiego alcune che sono le più utilizzate. Poi vi spiego cosa faccio io per essere poi veloce e immediato, perché non possiamo neanche perdere 6 ore a leggere il sottotono della cliente. Si può controllare il polso. Cosa vuol dire controllare il polso? Controllare il tipo di colore che ha la parte del polso, che di solito presenta le vene. Se le vene hanno un colore tendenzialmente più blu, il sottotono sarà freddo. Blu, ragazze, vuol dire anche verdone. Blu intenso, oltremare, quei verdi scuri che vanno al blu, quell'effetto lì è freddo. Se invece ha un colore che tende al verde, però un verde brillante, ok? Il sottotono è più caldo. Tant'è vero che l'incarnato giallo, olivastro, è verde, però è un verde più brillante, ok? Quindi blu viola, o quei blu scuri, perché il blu con sopra il colore della pelle che è beige fa un po' verdino, quindi attente a non farvi confondere da questa lettura, no? Blu e tutte le sue leggere sfumature, freddo.
verde o tendenzialmente al giallino, sottotono caldo. Ok. Molto più facilmente come lettura vi dico, guardate il vostro polso, presenta più blu, allora è freddo, presenta più verde, è caldo. Io per esempio ho delle vene molto bluastre, però in questo momento sono un po' abbronzato, quindi le vedo quasi verdi, ma io sono un base rosa, ok? Quindi ho un sottotono freddo, vuol dire che ho una base rosa. Ho un sottotono caldo, vuol dire che ho un sottotono yellow. Quindi il sottotono giallo è di base vene verdi, il sottotono freddo, ovvero rosso, che è rosa, uguale vene bluastre. Ci siete tutti fino qui? Vi è chiaro? Ok, questo è sicuramente uno dei modi più veloci e più semplici. Altro metodo è di controllare la sclera. Che cos'è la sclera? Quella parte chiara del nostro occhio. E se la sclera nota come parte bianca del nostro occhio, è un bianco leggermente lunare. Cosa vuol dire? Vuol dire che è un aspetto quasi con un piccolo tocco di rosino, quei grigini un po' cangianti, un po' brillanti. Allora il sottotono è quindi lunare, ok? Per lunare si intende rosa, ecco proprio un pizzico di rosino. Quindi sclera completamente bianca, quasi brillante, quasi color argento, passatemi il termine, sottotono lunare, quindi freddo. Se invece, quindi base pink, se invece ho una sclera un po' giallina, un po' giallognola, è un indice di sottotono caldo, quindi yellow. Altro modo è vedere il colore delle labbra. Io sono sincero, non lo uso mai il colore delle labbra perché è sempre più sottoposto a tante interferenze. Il gestuel delle nostre labbra, il leccarsi le labbra, il calore delle labbra, gli sbalzi termici. Le labbra io le uso poco, però magari come ulteriore elemento di verifica può essere fatto. Se hai un sottotono lunare, il colore delle tue labbra sarà quasi violaceo, quindi freddo. Se hai invece un sottotono solare, quindi caldo, il tuo colore è leggermente biscottato, pesca, molto facilmente intuibile. Se le nostre labbra sono più prugna, più rosso forte, inteso come bordeaux, violaceo, freddo, più biscotto, quei colori molto nude, solare. Allora, ultima parte da capire qual è il come ci si abbronza. Perché avete visto che il sottotono si può intraprendere da questi tre elementi, ok? Io un altro elemento che non è classificabile perché è puramente un mio modo di lettura, però ve lo do lo stesso come suggerimento, è il collo. Il collo presenta, secondo me, un po' come il polso, la più assoluta verità, perché è quella parte, un po' come l'avambraccio, nascosta dall'esterno, dal sole, dagli agenti esterni. È vero che in estate siamo più scollati, però al 90% il collo qua sotto, ok? È sempre più protetto. E quindi quel colore che c'è in quella zona ci rivela la vera nostra natura. Quindi se il nostro collo presenterà delle zone più beige, solare, più pink, freddo, lunare. Un'altra cosa che io uso fare spesso, però non è da manuale, ecco perché non vedo riscritte queste due ultime, che sono due miei metodi personalizzati miei, è di fare pressione sulla pelle. Già in telecamera lo vedete. Se digiti e viene fuori l'impronta molto forte, hai molta pigmentazione pink. Un beige, se prendo Gianluca, non si vede quasi la digitopressione e la faccio nella stessa pressione che la faccio su di me. Su di me è proprio istantanea, su Gianluca invece inesistente.
beige e rosa. Beige Gianluca, solare, lunare Gabriele. Però ragazzi, questi sono suggerimenti, non prendetelo come strumento. Quelli, gli strumenti che sono metodo un po' di carattere accademico, che vengono usati a livello più internazionale, sono i primi tre che vi ho spiegato nella slide. Concludiamo, perché un altro aspetto di intervista potrebbe essere di chiedere alla cliente come si abbronza, cioè quando prende il sole, come diventa? E quindi, indipendentemente dal tempo che ci mette la tua pelle per abbronzarsi, che dipende dal tipo di incarnato che abbiamo, un'abbronzatura più dorata è indice di un sottotono caldo. Ok? A volte si sente tra donne dire: ah, ma la tua abbronzatura è bellissima, è così miele, la mia è così brutta, diventa così rosso mattone, quasi scura, ok? Poi di solito quella dorata piace la scura piace la dorata. Però questo per raccontarvi che quando è calda, quindi è bella, mielata, è un'abbronzatura di fototipo solare, quindi giallo. Quando invece il sottotipo presenta un'abbronzatura più rossastra, più mattone, vedete la mia, io divento più rosso, ok? Più mattoncino, poi sparisco, come divento mattone, sparisco e torno a essere bianco, è un sottotono freddo, quindi lunare, rosa. Quindi ricordatevi che l'aspetto freddo lunare è sottotono pink, rosa o rosso. Non vi dico il termine rosso perché confonde, perché rosso è caldo, ok? E invece chi ha un aspetto di un sottotono più solare è un sottotono di base yellow, quindi caldo. Spero di avervi spiegato e fatto chiarezza, e adesso cerchiamo di capire però quando usare cosa, perché ovviamente tutto questo ci interessa non solo per sapere leggere e vedere una persona, ma a questo punto che fondotinta scelgo, che primer scelgo, come faccio a scegliere il tipo di prodotto. Allora, e dopo ve lo farò vedere sulla nostra modella. Vi faccio una spiegazione che spero risulterà semplice, perché in realtà non è matematico, ok? C'è sempre una piccola percentuale che è la sensibilità che avete voi nel guardare, nel leggere, nel vedere una cosa. Allora, vi faccio però un ragionamento logico, perché quello logico di solito è più comprensibile dalla maggior parte di voi. Facciamo un tuffo nel passato, quando i primer erano solamente per opacizzare, idratare e levigare. Parliamo degli anni Ottanta. Difficilmente di un primer correttivo. Makeup Forever, che è uno dei primi a fare le basi correttive, le fa a fine anni Ottanta, ok? Quindi opacizzavi perché avevi la pelle grassa, idratavi perché eri secco, e se avevi qualche rughetta e trovavi il brand giusto figo, levigavi. Fine. Quindi era molto importante la ricerca di quei fondotinta che negli anni 80 e 90 erano pochi, che però presentavano delle piccole influenze rosa. E quindi si andavano a cercare con molta speranza quei fondotinta con un pizzico di rosa. Perché? Perché la pelle che doveva essere scaldata perché spenta, il fototipo chiaro, con un fondotinta base rosa si scaldava. Ok? Quindi una volta era molto importante avere all'interno della famiglia dei fondotinta base rosa, perché non avevi altra soluzione se non scegliere un fondotinta che compensasse la carica di freddo, di spento che aveva la nostra cute. È chiaro come ragionamento questo? Bene. Ritorniamo al 2023. Dove abbiamo forse tanti primer quanto sono i fondotinta, cioè nel senso che abbiamo una vasta scelta di primer correttivi. Quindi, cosa succede? Succede che a oggi, prima di usare un fondotinta, non dico tutti, ma noi di Makeup Forever siamo molto propensi a fare questo tipo di suggerimento.
Consigliamo un primer che possa agire sulle nostre discromie della pelle, che possa essere l'occhiaia, che possa essere l'angioma, che possa essere un brufolo, ma che possa essere il tono della pelle. Quindi molto spesso quella base spenta di pelle io la correggo o comunque la vado a compensare con un primer, non col fondotinta. Ecco che dopo un primer la scelta del fondotinta che io farò sarà di un fondotinta che non considererà più che il mio sottotono è rosa o è giallo, perché l'ho già corretto con un primer. Quindi a quel punto la mia pelle che risultato avrà ottenuto dal primer? Di essere neutra. Quindi l'ideale sarebbe utilizzare un fondotinta neutro. Ci siamo? Compensatorio, il classico sovrattono, cioè andare a rispondere con l'opposto. O in questo caso non devo correggere, intensifico e vado a equilibrare quello che ho. Questa è una prima ipotesi, non ce n'è una sola. Seconda ipotesi, ho dato il mio primer. Sappiamo che il primer va ad avere un'azione, ma non corregge al 100%, perché è un primer che va in assorbimento. Quindi lui attenua, ma la mia discromia di tono di pelle è molto forte, quindi dopo il primer rimane alla lettura del mio occhio ancora un po' di giallo o ancora un po' di rosa, dipende da quello che sarà il mio sottotono. A quel punto io allora dovrò scegliere un fondotinta compensatorio. Cioè, voglio annullare un po' di rosa, non scelgo un fondotinta base rosa, ma scelgo il suo opposto. Molti fanno l'errore di dire ho un sottotono giallo, prendo il fondotinta giallo. Non è sbagliato, ma quel giallo non deve caricare visivamente il giallo della mia cute, perché se io faccio giallo più giallo, io ottengo molto pigmento giallo o rosa con rosa, accentuo. E ricordatevi sempre che la nostra pelle qui è diversa da qui e diversa da qui. E io devo essere sempre più simile a una sfumatura che arriva qui. Ok? È chiaro questo ragionamento? Quindi, per riassumere, al 90% io uso sempre il primer per fare un'azione correttiva. Poi prendo il fototipo e dal fototipo, se c'è la nuance N, scelgo la M. Se non devo correggere il yellow o il red. Se invece devo correggere yellow o red, ho una base yellow, compenso con un pizzico di red. Poi dipende se sono in inverno o sono in estate, perché se sono in inverno quel yellow è freddo e quindi il rosa mi aiuta a scaldarlo. Se sono in estate, quel rosa sulla leggera abbronzatura fa grigio, quindi vado giallo su giallo. Mi avete seguito? Faccio il ragionamento anche per il rosa. Se io il rosa lo vado a utilizzare nel periodo invernale su una pelle fredda, quella pelle fredda è chiara e corregge. Se io quel rosa però lo uso in un periodo estivo e lei è un po' bronzata, probabilmente posso usare un yellow e non un red. Ecco perché il mio consiglio è quello di andare a provare il fondotinta per l'estate e per l'inverno. E perché no, trovare un fondotinta intermedio da collegare l'estate alla primavera e all'inverno e viceversa nel periodo invernale per avere sempre un fondotinta di collegamento. Quindi io ho il mio fondotinta estivo, il mio fondotinta invernale e poi ne ho uno da passepartout per il passaggio da una stagione all'altra. Questo sarebbe l'ideale. Io nel mio beauty ho un fondotinta per l'estate, un fondotinta per l'inverno, ma vi parlo di colori, adesso non di texture, perché quello è un altro ragionamento ancora, ok? Però parlando di colori oggi, del fondotinta, io ho un colore per l'estate e uno per l'inverno. In estate, magari, quella percentuale di correzione... Io, per esempio, in inverno uso una base leggermente più beige, più yellow, perché è una base molto rosa,
Ok? Se usassi anche un fondotinta base rosa, risulterei molto rosato. E quindi vado ad attenuare un pochino il mio rosa con un primer e applico un fondotinta o neutral, dipende, o yellow. Ditemi se qualcosa non è chiaro. Tutto chiaro, questo silenzio è perché è tutto chiaro o perché vi ho confuso ancora di più le idee? Direi tutto bene. Allora, ragazzi, una cosa un po' tutto chiaro. Grazie, Mari. Allora, ragazzi, una cosa importante per poi passare alla demo. Quando usiamo il fondotinta e scegliamo il fondotinta, Gabriele Brunelli, cioè quello che vi sta parlando, va a scegliere il fototipo del fondotinta, non si cura della Y che è uguale yellow, N uguale neutro, neutral, R uguale red. Non me ne curo come primo aspetto. Io scelgo il fototipo. Di quel fototipo guardo la mia cliente e dico: di quel fototipo appartiene alle prime nuance, a quelle centrali o a quelle finali. Le suddivido in tre sottogruppi, ok? Dopodiché, di quei sottogruppi, scelgo il suo sottogruppo più ideale e gli provo quello che per me è più ideale, non curandomi del yellow, red e neutro. Perché? Perché a volte vado alla ricerca di qualcosa che è qualcosa che non è sempre fondamentale, perché io la pelle l'ho già trattata con i primer. Quindi la mia soluzione è cercare il fondotinta più simile come colore nell'insieme. Se quel colore, per essere perfetto sulla sua pelle, ha bisogno di un po' di giallo, mi va bene. Se ha bisogno di un po' di rosso, mi va bene. A me l'interesse è che sia identico al suo corpo, che poi per essere uguale abbia dentro un po' di giallo, un po' di rosa, non mi interessa. Diverso in inverno, perché magari ho gli incarnati che sono nel loro momento meno bello, perché sono più spenti, sono più freddi, c'è meno sole, c'è meno luce, quindi tutta una serie di aspetti che la pelle ha bisogno di essere rimessa in risalto. E allora in quel caso la lettura del rosso, del yellow, del neutro diventa più fondamentale. Ma prima faccio sempre una giusta e corretta analisi di quello che è il fototipo della mia pelle. Bisogna provare, Lidia, ma tutto ok, perfetto. Ragazzi, direi che mi sembra tutto chiaro da quello che mi scrivete. Sì, non è una cosa semplicissima, Giusy, perché sono sincero, non è semplicissima, ma è semplice nel modo in cui usi Make Up For Ever, perché ti presenta già il numero del fototipo, la lettera di appartenenza al sottotono, quindi a quel punto devi solo scegliere il gruppo, quindi la famiglia, il sottogruppo e scegliere tra la N, la Y e la R in base al suo sottotono. La prima scelta che potete fare per analisi, per sicurezza, può anche essere quella di dire: ho un sottotono yellow, provo il suo fototipo giusto con base yellow. Se non esalta troppo il giallo, ma va a confondersi perfettamente con il corpo, è il giusto colore. Se il giallo spicca un po' troppo, forse devo provare o il neutral o il red. Ok? Bene, detto questo, ragazzi, passiamo alla demo. Quindi vi interrompo la condivisione perché condivideremo adesso la nostra modella Virgin, che è la modella che avete visto nelle ultime mie storie con cui ho fatto i nuovi tutorial per il prossimo semestre. Virginia, gli andremo a ricreare l'effetto della palette, quindi dell'underpainting contour. Ve la farò vedere, entreremo nello specifico dell'utilizzo della palette. E quindi datemi solo 3 secondi che metto a posto la telecamera in maniera ancora più performante. Mi dite se riuscite a vedere bene anche le luci e anche si vede? Ve la zoom un po'. Fatemi solo cenno se si vede bene oppure no.
Mi vede bene. Sì, ok. Tutti? Leti, tu la vedi che ti vedo? Si vede bene? Ok, grazie. Allora, ottimo. Iniziamo la demo, quindi vi vado a vedere su Virgin quello che è il nostro underpainting technique o underpainting contour, è la stessa cosa. E ho già deterso il nostro viso della nostra modella. Ho applicato una leggera base idratante, ma andrò ad applicare quello che è il nostro prodotto clou di questa stagione, che è il nostro primer, primis idratante, e secondo applicheremo invece il primer SPF. Vi chiedo e vi ricordo di non scrivere nulla sul vostro monitor, come è successo altre volte, perché si vedrà sul viso della modella, quindi non scrivete nulla di precettine o cose, ok? Se no devo togliere la condivisione e riattivarla. Detto questo, partiamo con la palette. Allora, scusate dietro. Allora, primo passaggio, vado ad applicare su tutto il viso il primer SPF 50 e in alcune zone invece applicherò l'Hydra Booster. Quindi questi due prodotti qui. Ok? Li vedete? Perfetto. Quindi mi igienizzo le mani. Siamo l'ultima ora insieme. Quindi igienizzazione delle mani, prendo la mia palette, igienizzo, ormai lo conoscete tutti, col Clean Beauty la mia palette. Ok. E poi prendo i due primer insieme. E vado ad applicare l'Hydra Booster nel contorno occhi e il nostro V Protector. In questo momento, che non voglio fare un trucco di consulenza per una cliente, lo userò solo dove voglio dare maggior luce. Perché vi ricordo che il nostro V Protector è un primer con la capacità di dare maggior luminosità alla nostra pelle. Quindi parto prima con il nostro contorno, il nostro idratante del contorno occhi. Lo faccio con il polpastrello perché voglio assolutamente essere certo di come idrato, di come si assorbe, di come lui lavora sulla cute. Lo stesso prodotto lo metto anche sulle labbra per idratarle. Ok. Dopodiché, dopo aver applicato il primer Hydra Booster, applico l'UV Protector su tutto quello che è invece il viso, ma a livello più di illuminante, quindi contorno occhi e ovvio che se devo co consigliarlo come prodotto per la sua per la sua caratteristica va applicato su tutto il viso, però io non vi nascondo che in molti shooting lo uso anche solamente in alcune zone perché lui crea questo effetto di riflesso della luce, per cui mi giova alcuni giochi di luminosità solo in alcune parti del viso. Ok. Poi a questo punto
Una volta che ho preparato tutta la pelle, vedete che già la luce sul nostro incarnato ha degli effetti diversi, cioè nel senso che ho giocato delle luminosità. Tutto questo ci va a dare maggior risalto a quella che sarà la nostra palette e quindi quello che sarà la tecnica di under contour. Ricordatevi che se io non avessi fatto questa preparazione, non è che la nostra palette non avesse lo stesso risultato, non è che non otterrebbe lo stesso risultato, anzi lo otterrebbe semplicemente con questo modo esalto maggiormente alcuni aspetti. Un secondo perché scaldo un po' di più le luci, un attimo solo. Ok. Perfetto. Allora, parliamo della nostra palette e quindi parliamo di quelli che sono i 12 colori contenuti al suo interno. Nei 12 colori contenuti al suo interno, noi troviamo 6 colori che sono quelli utilizzati per andare a uniformare. Allora, che sono esattamente questi 6 qui? Questi 6. Ok? Su un lato, quindi trovate i 6 colori. Però attenti a una cosa, perché questi 6 colori sono anche quelli più ideali per le occhiaie, ideali per tutto quello che è un discorso di pelle, uniformità, come se fossero dei fondotinta alla fine della nostra considerazione. Quindi li possiamo usare senza nessun problema, proprio come se fossero dei correttori e fondotinta. Ok? Quindi attenti al concetto e alla capacità di usare questo prodotto come correttore e fondotinta. La texture è la texture in 4K evoluta del mondo HD Skin, quindi un fondotinta mimetico che si va a sincronizzare perfettamente con la nostra pelle. E a questo punto andiamo a vedere come applicare per il discorso underpainting technique i nostri colori. Quindi io userò principalmente questi 6 per alcune cose, poi userò questi 2 che sono i 2 colori di contouring, quindi 2 colori per i contouring, ma attente, perché se sul nostro incarnato, quindi sulla nostra cliente, fototipo X, facciamo un fototipo 2, il fototipo 2 può essere questi 2 colori qui di pelle, un intermezzo, quindi già questo per lei è uno sculpting. Non per forza devo usare quelli di sculpting e contouring su tutti, dipende qual è il colore di partenza del mio, della mia pelle, ok? Quindi diciamo che alla fine questi 2 che sono scuri sono quelli più ideali per tutto il mondo di contouring, ma in realtà io posso usare qualsiasi colore scuro in base al fototipo. Dopodiché abbiamo 4 colori, che sono questi 4 qui, che sono i 4 colori illuminanti, questi 4, e sono 2 colori ripresi in versione compatta di quello che è il nostro soft light, ok? Quindi versione cremosa compatta. Poi abbiamo anche 2 altri colori che sono gli illuminanti che esistevano come colori, perché come texture è sempre HD Skin, i 2 colori illuminanti delle palette contouring. Sono delle palette che ormai non esistono più e nascevano con il concetto sculpting e contouring che abbiamo riproposto in questa palette. Quindi 2 colori che riprendono gli HD Soft Light e 2 colori le palette contouring. Insieme tutta la palette funge da palette sculpting e contouring. Io ve la utilizzerò sotto al fondotinta per farvi vedere il risultato finale dell'underpainting technique. Allora, per fare questo occorre ovviamente la palette, la vado a igienizzare, ok, quindi con lo spray. Che prendo un pennello che può essere per esempio il 220 di Make Up For Ever a lingua di gatto o il pennello GB che è quello più piccolino,
per il correttore, che adesso vi do anche subito il numero, che è il 1201. Ok? Ci siamo uno o l'altro, è indifferente, sono due pennellini a lingua di gatto. E cosa farò con questo pennellino? Partirò facendo quello che è tutto un concetto di chiaro e di scuro. Quindi prendo il pennellino, uno dei due, e vado a iniziare a fare i tratti di scuro della tecnica underpainting. Per fare il concetto underpainting userò lo scuro intermedio, quindi questo, e farò esattamente questi passaggi di scuro. Il primo che faccio è sulla fronte, cioè dove io voglio assolutamente rimpicciolire la fronte. Ok, se io voglio stringere la fronte, devo assolutamente creare una, come si dice, una linea che possa essere chiusa, no? Che vada a stringere, quindi crei un effetto in seconda. Quindi volendo possiamo far partire proprio questa linea di scuro da dove sono le sopracciglia, l'altezza delle sopracciglia. In questo modo io vado a stringere la nostra fronte. Poi vado a schiacciare ancora di più questa parte laterale della nostra fronte, e quindi parliamo della zona temporale. Sta. Faccio le cose in parallelo così non mi sbaglio, eh? Cioè le faccio con la simmetria perfetta. Poi vado a creare invece la zona zigomatica. Quindi dal trago. Gabri, scusa, Quasi puoi ridire il numero che stai usando? del Il pennello? colore? No, il colore che stai usando della palette, per favore. Non lo so il numero perché non ci sono i numeri sotto. È È una comunque dei due per il contouring? no, sto usando il più scuro dei fondotinta, quindi Ok, parte dei perfetto, fondi, ho e il più capito. scuro dei contouring. Perfetto, grazie. Niente, grazie a te. Quindi faccio i due tratti, ok? Dopodiché vado a creare, dopo lo scuro dello zigomo, lo scuro della mandibola, quindi la parte mandibolare. Il fatto che io li stia creando prima del fondotinta, questo lo rende la tecnica underpaint, cioè trucco di pittura sotto al mio make-up. Ok? Poi, a questo punto, prendo sempre lo scuro, e in questo caso prendo lo scuro freddo, quindi ho preso il più scuro dei fondi, il più scuro del contouring. Tra i due contouring c'è un colore freddo, che è il colore di fianco a quello più scuro. Prendo un po' di questo freddo e con il freddo ci faccio le ombre del naso perché sono più naturali. E spariranno meglio nel nostro viso. Okay. E poi andrò a fare quello che è invece lo scuro del nostro mento, e in finale metterò i colori intermedi. Lo faccio sempre con lo stesso colore freddo. Ve lo accentuo un po' con uno scuro, così lo vedete meglio anche in camera. Ok? Perfetto, in questo modo sto stringendo tutto quanto il viso. Ci siamo fino qui, ragazzi? Tutto ok? A questo punto lo scuro è finito, ok? Quindi possiamo passare all'intermedio. Prima dell'intermedio, a seconda dei visi, possiamo fare un ultimo scuro in questa parte qui, laddove abbiamo un viso abbastanza più largo,
ci aiuta, vedete, ad enfatizzare, a sottigliare il viso. Ok. Poi posso pulire il pennello tranquillamente, quindi tolgo l'eccesso con una velina e posso riusare lo stesso, oppure faccio cambio pennello. Magari il cambio pennello lo farò con i chiari. Adesso passiamo a mettere invece gli intermedi, quindi i colori che abbiamo come intermedio. Come intermedio per lei andrò a utilizzare un fondotinta intermedio proprio, quindi uno di questi due colori qua. I punti dell'intermedio sono al centro della fronte, ok? Con piccole linee anche verso l'alto. Poi andiamo ad applicare il chiaro che abbiamo invece sul discorso del naso, quindi un intermedio. Ok? Poi andiamo ad applicare l'intermedio invece del zigomo, quindi abbiamo altezza zigomatica. Facciamo sempre le stesse cose simmetriche, altezza zigomatica, e poi abbiamo parte interna del nostro viso, che è la parte dove ci abbiamo un po' l'occhiaia. Ok? Poi abbiamo naso geniene, ok? E dopo abbiamo la parte del mento. Ci siete fino qua? Ultimo passaggio con i chiari, quindi l'ultimo passaggio che facciamo è il chiaro. Cambio pennello, prendo il colore più chiaro e vado a dare il tocco di luce su tutte le parti più chiare. Ok, quindi per concludere vado ad abbinare le zone di luce laddove abbiamo creato prima l'intermedio e lo scuro, ok? Quindi compenso con la luce. L'ultimo passaggio, iperchiaro, può essere qui, qui. In realtà questi passaggi di scuri e di chiari, di intermedi, possono essere fatti in base alle forme del viso. Quindi sembrano magari fatti a caso, alcuni di questi gestuelle, in realtà no, perché sono in base al viso quadrato, in base al viso rettangolare, in base al viso tondo, hanno delle linee piuttosto che delle altre. Poi è ovvio che gli scuri, gli intermedi e i chiari nascono sempre nella stessa zona, ma la direzione delle linee cambia a seconda di quello che è il formato. Perché se io devo allungare un viso, avrò delle diagonali più pronunciate, se devo accorciarlo, ne avrò invece delle orizzontali. Quindi questo a seconda anche delle forme dei visi. A questo punto, una volta che ho creato tutta la mia parte di make-up con le zone di chiaro, scuro e intermedio, io vi consiglio di partire dallo scuro perché vi dà la struttura e la sagoma, e poi di passare al concetto e alle zone intermedie di luce, a questo punto si sceglie il suo fondotinta di pelle. Useremo un HD e useremo un HD fluido, ovviamente. Lei come fototipo, se lo guardiamo bene in base anche al suo corpo, è un medio che in questo momento è abbronzato ed è un medio che presenta come sottotono una colorazione beige, non è un sottotono che
troppo rosa o troppo caldo in senso di rosso. E se guardiamo anche il suo avambraccio, se spingiamo, non vediamo assolutamente nessun tipo di riflesso rosso. Il suo è un incarnato intermedio come fototipo, quindi un 3 con sottotono caldo, quindi solare beige. Ok, molto facile su Virgin. A questo punto, io cosa faccio? Il suo incarnato beige non mi dà fastidio il suo giallo, nel senso che lei ha una abbronzatura, se la faccio vedere un po' più aperta come immagine, vedete che il suo décolleté è un décolleté abbronzato, quindi non è un décolleté più chiaro, troppo più scuro, è abbronzato ma è in linea con il suo viso. A questo punto noi andremo a creare il giusto colore. Io la classifico un po' più calda del 315 per i più veterani, o meglio, nella nuova numerazione HD Skin, del 114. Quindi userò proprio su di lei un 114. Poi in realtà, scusa, poi in realtà mi preparo anche un numero subito dopo, tipo il 118 o tipo il 220, che entrano già nella fase, no, dei colori più caldi successivi. In questo modo io mi sono preparato un po' di prodotto sulla mia palette e quindi il 114, non so se riuscite a vederlo, però è lui, ve lo garantisco. Poi prendo il pennello. Per fare questa tecnica, il mio consiglio è il pennello 152 di Make Up For Ever. Ok? Per fare questa cosa col pennello GB non vi dico tutto, ma uscirà una novità a settembre, tra settembre e ottobre. Ok, quindi prendo il pennello, prendo il mio fondotinta, senza avere alcun tipo di paura, massaggio un po' il fondotinta, vi faccio una metà viso e vado sulle zone di scuro. Andando sulle zone di scuro e tamponando col mio fondotinta, io vado a ricreare quello che è la giusta sfumatura che il mio viso deve avere. Guardate come si sta vedendo molto bene. Lo vedete? Ditemi come si vede, così poi decido se fare zoom o meno, eh? Però vi lascerei un attimo la telecamera in zoom ampio, così vedete tutto il contouring, come si crea la sagomatura dello zigomo. Guardate come lo zigomo sta uscendo ed è tutto un effetto tamponato. È ovvio che questo tipo di tecnica non deve spaventarvi. Tranquillamente prendete poco fondotinta, poco, sulla zona e andiamo prima sulle zone di ombra, poi sulle zone di luce. Quindi io lavoro prima tutte le ombre del viso. Poi lavorerò tutte le ombre, tutte le luci. Certo, Gabri, scusami, posso fare una domanda? devi. Allora, questo fondotinta viene tamponato, no? Ma se io lo faccio con un fondotinta d'acqua, tipo il Waterton, ha lo stesso effetto? Non te lo consiglio. È controproducente, nel senso che questa è una tecnica di make-up che ha tanto make-up, non ne ha poco. Poi in finale lo vedrete e sembra naturalissima, ok? Perché prendo pochissimo prodotto, tampono molto bene, ma con un fondotinta base di acqua non ha senso di esistere sotto. Puoi fare la stessa cosa, però al contrario, la classica tecnica base e poi sculpting con la palette. Ok, grazie. Non te lo consiglio, l'ho provato, non è brutto, perché non ti posso dire che sia brutto, però hai una molecola grossa e una molecola sottilissima e quindi dici perché tutto questo cinema se scegli poi un fondotinta leggero, capito? Quindi delle Certo. due io ti consiglio di fare una bella base col Watertone o comunque con base acqua e sopra fare il contouring che ti serve, perché la sua grande caratteristica e particolarità è di creare questa base ipercoprente sembrando comunque naturale. Quindi potrebbe andare bene per le spose che vogliono una base più intensa, potrebbe andare bene per quelle pelli bisognose di una struttura di modellamento più forte. Guardate che bello l'effetto finale.
si fonde perfettamente con la cute, sembra uguale al corpo, cioè è proprio molto bello, capito? Però se lo fai con un base acqua, secondo me ne perde un pochino la sua capacità. Fatto tutta la parte di scuro, vado sull'intermedio e sulle luci a sfumare il tutto. E faccio prima un lato perché voglio proprio far vedere la sua capacità di modellamento del viso senza farlo sembrare, senza farlo sembrare pesante. Vedete l'effetto? Guardate come lo zigomo sale, ok? Come scende questa luce e questa, che poi a settembre quando ci vedremo vi spiego un nuovo modo di creare la luce nel contorno occhi, ok? Guardate come tutta la sfumatura qui si perde perfettamente, come si perde la mandibolare, ok? Però è tutto estremamente veloce e semplice. Completiamo la sfumatura della zona temporale e poi passiamo all'altra zona, quindi l'altra parte. Quindi riprendo un po' di fondotinta, vado su questo lato, che è quello più a vostro favore, parto sempre dalle zone di profondità, quindi sempre la zona dello zigomo, zigomo o mandibola, perché la dove c'è la parte più scura, quindi io parto sfumando queste parti più intense, così che mantengo anche il pennello con le intensità corrette. Quando mi sposto a lavorare su un'intensità più bassa, allora vado col pennello più scarico, quindi faccio prima tutte le zone di ombra, così lui lavora con la stessa intensità e con lo stesso colore e cromia. Poi vado su quelle intermedie e poi vado su quelle chiare. Quindi così ho lavorato un primo passaggio su tutte le scure. Adesso riprendo un po' di fondotinta e vado, ripartendo sempre da quelle più scure, a massaggiare quelle intermedie. Le intermedie sono molto svolte collegate con quelle chiare, quindi vado verso l'alto, bravissimo, a sfumare, tamponando in camera. Guardate che bell'effetto, ragazzi. Che ve ne pare? Datemi un feedback o scritto o prendendo la parola, come preferite voi. Non siete scappati. Ci siamo. Siete? Che ve ne pare come base? Piace l'effetto? Molto naturale, bella. Mi piace, bella. Adesso ve la zoom, ragazzi, così leggo i messaggi. Ottimo. C'è qualche perplessità? Può andare bene per la base sposa? Assolutamente sì, sei una sposa che ama il trucco che c'è. Perché questa base è una base molto strutturata. Gabriele, scusami, sono Patrizia, sono nuova, sono entrata oggi da voi per la prima volta. Da vedere dal computer vedo molto che il viso è molto più chiaro rispetto al collo e il décolleté. È normale? No, è un'impressione, perché da qui a qui hai lo stesso colore, vedi qua? Perché qua lei è senza fondotinta, quindi ho collegato questo colore a questa parte qui. Lei qui è molto pigmentata, lo andremo a scaldare dopo con i blush. Ok? E tieni presente che la luce è puntata solo sul, come si dice, sul viso. Quindi il viso è sovraesposto in questo momento. Ok, allora è per quello che vedo questa differenza. Sì, perché tieni presente che dal vivo, adesso facciamo vedere anche la modella. In realtà qui dal live il colore tra viso e décolleté è identico. Ok? Il monitor è quasi tutta un pochino più beige. Provo a scaldarvela ancora un po' di più. Ah, no, ma non ti voglio fare impazzire, era solo. No, no, ma perché comunque hai ragione, ho visto anch'io che dal monitor sembra. No, essendo che sai, io ti vedo per la prima volta, Hai devo fatto capire. bene, hai fatto benissimo. Già così ti ho tolto un po' di flash, dovresti vederla di diversa. Taglio.
La vedi già meglio così? Sì, totalmente. Grazie, Gerard. Niente, Grazie. grazie a te. Perché come si dice, sul monitor la vedo anch'io come la vedete voi, è leggermente più, sembra quasi grigina, sembra, in realtà dal vivo è tutt'altro. Però questa è la risoluzione della telecamera, però non voglio neanche scaldarla, come la devi dirti? Vedi molto più chiaro No, no, tu? no. Però lì sembra, vedi? Sì, mi Ok. sembra che hai grigito. Ho scaldato di più le luci, però purtroppo è il massimo. Allora, a questo punto ve la incipio tutta, ok? E quindi per rispondere a alcune domande della chat, sì, assolutamente, potete usarla come base sposa. Mi raccomando, non è una base pesante, perché lo possiamo chiedere anche a Virginia, la sua sensazione. Sono tanti prodotti, ma lei non avvertirà pesantezza. È ovvio che se siamo in pieno agosto, in pieno luglio, con questo caldo, fare attenzione perché magari può lucidare maggiormente, ok? In realtà quello che vi consiglio è di fare, laddove volete questo risultato, magari all'opposto, non per forza facendo i chiaroscuri prima, così li calibrate un pochino di più, ok? Facendo il contouring prima del fondotinta otterrete un risultato assolutamente più corposo. Se invece li usate dopo, l'effetto sarà un pochino più soft. A questo punto andiamo a vedere come sono l'effetto, come andiamo a incipriare il tutto, ok? Così facciamo chiarezza su come incipriare. Allora, il fissaggio io vi consiglio due ciprie. E sono la cipria twist e la cipria, quindi che con la rotazione escono i tre pigmenti, ok? E la cipria nostra setting powder. La setting powder è una cipria opacizzante al 100%, mentre la twist ha un effetto di luminosità. Io userò la twist nel contorno occhi e invece la setting su tutto il viso. Gabriele, scusami, sono sempre Patrizia. Allora, io ho spacciugato un po' prima di... Molto. ecco, mi sono trovata malissimo con la cipria illuminante, perché ho visto che mi è rimasta attaccata proprio alla pelle. Ok. Quindi fammela Cosa vedere a intendi con modo. attaccata la pelle? Cioè la cipria deve essere messa sulla pelle. Sì, scusami, mi sono spiegata male, proprio mi è rimasto come una macchia. Ok, allora probabilmente l'hai applicata in maniera non corretta prendendo una sbagliata quantità. Te lo faccio vedere. Bravo, grazie. L'hai fatto con il piumino o con il pennello? Col pennello. Ok, col Te piumino. lo dico sinceramente, faccio molta fatica a usare i piumini, uso molto i pennelli io, Meglio, a me mi trovi favorevole. Perché dicevo questo? Perché a volte, Patrizia, il piumino tende a fare quell'effetto lì se non la scarichi bene. Sì, anche Ok? per quello che non lo uso proprio, mi piacciono Esatto. veramente In i pennelli. realtà è solo un discorso di manualità. Puoi fare sia uno che l'altro in ottimo risultato. Perché io comunque sono sempre stata abituata a un'unica cipria, perché io ne uso Ok. veramente tanto della cipria, però questa mi incuriosiva e quindi l'ho provata, ma ci sono rimasta veramente male. Ok, ti faccio vedere come usarla perché in realtà è Ecco. molto molto bella. Ma immagino, Ve lo faccio vedere subito. Ok, grazie. Due pennelli o anche tre volendo, nel senso che io adesso userò per il contorno occhi il pennello, quello piccolo di Make Up For Ever, che è il 140, adesso ve lo cerco con precisione, o 140 o 144, ma adesso ve lo dico, il 144, ok? E invece il 160, oppure il classico, la cipria, che è il 128, questo sempre per Make Up For Ever. Per GB, invece, il pennello che vi consiglio è il pennello da cipria, questo, che è il 1100. Poi se ne vogliamo uno più piccolo per gli occhi, possiamo usare quello più piccolino a lingua di gatto, che è il 1202. Ok. Detto questo, prendo la cipria dal contenitore, ok?
Questa è la quantità, quindi vedi molto molto calibrata. Guardo verso l'alto. L'appoggio senza sfumare nulla. Una volta che ho appoggiato, sfumo. Come vedi, non fa nessun tipo di macchia. Quindi sì, probabilmente ne prendevi... No, ne ho preso troppo del prodotto. Troppa, allora. Ok. Ci sta, nessun problema. Anzi, hai fatto bene a chiederlo, perché magari qualcun altro ha fatto lo stesso risultato e magari così è d'aiuto anche qualcun altro. Chiuso l'occhio. Ok, quindi con la cipria illuminante faccio tutto il centro, il focus degli occhi. Vedete l'effetto soft focus che ricrea? Comunque... Ma è bellissimo, eh? Scusami, ma è proprio veramente bello. La pelle. Purtroppo però il giallo è al massimo. Ok, a questo punto vado invece con la cipria matte velvet, scusate, setting powder, per un effetto matte su tutto il viso. E voilà. E così io ho fissato e incipriato perfettamente la mia base. Perdona Gabriele, ma l'ultima cipria che hai usato è praticamente quella trasparente? Sì, è quella, la numero 2.0, qui vi farò come al solito in ogni live la lista delle cose che vi ho utilizzato con i pennelli abbinati. Ho usato la 2.0 della Setting Powder. Ok, grazie. Grazie a voi. A questo punto riprendo i chiaroscurali, ma con le polveri. Qua arriva la novità di oggi in anteprima assoluta. Quello che vi faccio vedere oggi in anteprima rimane in questo live, quindi questo che vi faccio vedere adesso non si può pubblicare, quindi se fate video o altro, tenetevi come ricordo per almeno qualche settimana fino a che Make Up For Ever non li ha pubblicizzati, eh? Mi raccomando. Sto parlando dei nuovi blush Artist Face Powder. Nella fattispecie sto prendendo il 410, che sarà questo, che sarà un tono freddo, e poi ho preso il 340 e il... Arrivo un secondo. E il 400, che sono i due blush da contouring. Qui sembra bianco, ma in realtà, ripeto ragazzi, sono le luci che sono abbastanza forti. Vi faccio vedere il tutto applicato. Prendo il pennello da contouring, quindi o Make Up For Ever o GB, e prendete il 1101 o il 156 e vado a scaldare un pochino il mio contouring. Questo è il contouring, quindi è quello leggermente più caldo, voi lo vedete in realtà più freddo in monitor, ma vi assicuro che è un pelo caldo. E voilà, di qua. Lo stesso prodotto lo possiamo usare sulle aree del naso per enfatizzare il contouring fatto precedentemente con i blush. Adesso, se ci fate caso, dovrebbe aver preso anche più calore, perché ho tolto il colore della base e quindi dovreste vedere anche un colore più caldo sul viso. Prendo un pesca come blush, lo andiamo a usare sul centro delle nostre guance. I nuovi blush hanno questa caratteristica e formula di essere dei blush completamente morbidi, come se fossero delle creme. Quindi non danno texture, ma danno solamente cremosità. Vi faccio vedere una novità che uscirà
che sarà il nuovo pennello da blush GB e uscirà insieme a questo lancio dei blush. Lo prendo, vado a intensificarlo un po' di più, così diventa ancora più visibile. Facciamo anche l'altro lato. A questo punto prendo anche un pizzico di rosa, che è il 230 come blush. Oh, eccolo qua. Sempre con lo stesso pennello, perché sono estremamente miscelabili e si fondono perfettamente. E ora, a questo punto, per completare il tutto, andiamo a usare sulla palpebra un blush, sempre come ombretto, e stiamo parlando, vi piace? Sì, vedo un sacco di cose molto belle. Il 340, sono tutti i colori che sono nell'espositore. Vi farò un trucco semplice con i blush, giusto per fare un trucco estivo, perché il tempo che abbiamo a disposizione oggi sono 2 ore e ho preferito concentrarmi sulla palette, sul contouring, sulla tecnica, ma soprattutto sul fototipo. Ok? Questo sarà un colore che sarà presente nel lancio, molto bello, perché è un arancio biscottato, leggermente satinato. Io mi sono innamorato di questo pennello GB, che è il pennello che più uso insieme al 1202 e il 1203, che servono per sfumare i prodotti senza creare linee. Quando dobbiamo fare un trucco semplice e veloce, ma anche per la cliente, senza dare linee, senza dare definizioni, sfumano perfettamente tutto in maniera molto semplice e veloce. In più le texture dei nuovi blush sono veramente strepitosi e ve lo sto usando anche come ombretto. Quindi stiamo dicendo, la sua texture è ricca di microsfere con una forma appunto sferica, tonda, capaci di miscelarsi, capaci di fondersi perfettamente con la cute, ma soprattutto capaci di sovrapporsi una con l'altra. Completo con un colore più scuro, che è il 240. Quindi saranno già venduti così in formati con la palette, quindi sarà molto più semplice e facile. Poi, per concludere l'occhio, applichiamo un blush fucsia, sempre sull'occhio. Quindi questo per farvi vedere come sono pigmentati, come scrivono, perché sono polveri, ma non sono polveri polverose, sono polveri cremose che si fondono perfettamente con la cute, diventando un tutt'uno con la pelle. Riprendo il pennello per sfumare. E voilà. Poi prendiamo la matita nera. In questo caso prendo la waterproof perché voglio metterla all'interno
e poi prendo, come nell'ultima sfilata che abbiamo appena fatto a Firenze per Pin Up, la matita marrone, che è la matita 06. Sì, 06. La matita marrone, che è una matita marrone grande, perché è un matitone, mi ridici il pennello, certo, è il 1202-1203. E lo do tutto l'interno della congiuntiva. Perché scelgo matitone e non la matita? Perché se io mi calibro più grosso, riesce a sporcarmi anche le ciglia. E questo rosso lo trovo estremamente bello, soprattutto quando abbiamo degli occhi verdi, tipo la nostra modella, perché riesce a dare quell'effetto molto più enfatizzante per il nostro iride. Quali verso il basso? Matita nera waterproof nella parte superiore interna. Guardate l'effetto, perché a volte pensiamo di fare mille linee, mille cose, in realtà quando andiamo davanti degli occhi molto belli, possiamo anche semplicemente contornare di nero e di marrone e il trucco è già fatto. A questo punto, mentre l'occhio si rilassa, prima di passare alle labbra o alla mascara, andiamo a completare le sopracciglia e ne approfitto per farvi vedere ancora una volta, anche se avete già seguito i social, quindi l'avete già visto, il prodotto Aqua Resist Brow Sculpture, di cui io sono follemente innamorato. Avete visto come ho ricreato sempre su Virginia, ma anche su Sara, l'altra modella che ho avuto questa settimana, l'effetto pelo pelo. Vi ricordo che per avere questo effetto bastano due cose: il prodotto e il pennello 12-12 GB. Non vi do l'alternativa di Make Up For Ever perché Make Up For Ever fa un pennello molto più grosso, quindi non riesce ad avere questo risultato. Poi con la punta, in modo iper sottile, faccio i miei peli. Adesso ve lo zoomo così lo vedete bene. Gabriele, i colori che tu consigli per questo è il 720 e il 740 per avere, diciamo, dei colori più completi, sia come marrone come nero, delle sopracciglia, intendo. Per le sopracciglia sto dando il 40, ma io vi consiglio il 40, il 25 e il 30. Il 30 molte volte viene preso sotto, non in considerazione, sotto gamba, perché è un po' rossiccio. In realtà, stratificato una o due volte, viene fuori un colore molto bello che non è scuro come il 40 che sto usando io, che magari può essere un colore un po' freddo per alcuni incarnati. E quindi il 25, il 30 e il 40 sono tre colori che non possono mancare. Io lo scorso weekend, o quello qui adesso mi sto perdendo nei giorni, ero in Puglia a fare una bellissima sposa e ho usato questo colore sia su di lei, questo prodotto, scusate, sia su di lei che sulla mamma che sulle invitate. Perché questo? Perché devo garantirmi la tenuta perfetta e le sopracciglia erano iperrealistiche. Strapprezzato questo prodotto anche dei fotografi quando facciamo un close-up, perché è un prodotto che sparisce, cioè non rimane visibile. Guardate che bella, ragazzi. Cioè, io vi invito veramente a provarli. Anche perché poi nel lancio, non so chi di voi l'ha già preso, ci sono solo i colori più usati, non ci sono quelli meno Sì. utili. Quindi è un lancio veramente strategico, dove avete già anche tutti i prodotti di vendita nella versione kit o nella versione refill, ed è l'unico prodotto che ti permette questo pelo, pelo, pelo. Io forse mi rendo conto che vedete forse un po' sfocato, avendo zoomato veramente tanto, però vi assicuro che da vicino è perfetto, quasi iperrealistico. Ok, finisco le sopracciglia,
quindi con il prodotto Brow delle sopracciglia. Tra l'altro, ragazzi, è la tendenza dell'estate, soprattutto che vedremo da adesso, da agosto, perché sarà proprio quello di presentare colore, quindi la parte finale, che poi lo vedremo quando ci rivedremo a settembre nel preview in giro per l'Italia, sfumerà sulle guance, e occhio nero marrone all'interno per far risaltare l'iride, e per concludere delle sopracciglia perfette con tanto mascara. Che ve ne pare fino qua? Concludiamo con mascara e poi labbra. Mascara, guardiamo verso l'alto, applichiamo prima mascara sotto, perché andremo a fare un effetto moda mare, quindi come se le ciglia fossero bagnate da una giornata di mare, di piscina, comunque un effetto più moda fresca mare. Vi rimetto un po' di zoom così vedete da vicino meglio. Ok, riguarda nessuno. Siamo quasi finito, ragazzi. Ci sono delle domande intanto? Se ci sono delle domande, non scrivetemele, perché non riesco a leggere e truccare in contemporanea, sono rimasto solo e vi rispondo. Se invece non ci sono domande, arriviamo al finale. Quindi mascara anche nella parte superiore. Gabriele, sono sempre io, Patrizia. Ma tu lo metti sempre il mascara sotto? Sì. Perché io è un po' più difficile che lo metta. Allora, io lo metto solo se devo enfatizzare l'occhio. Cioè, intanto lo metto se sotto ci ho fatto un po' di ombreggiatura, come in questo caso. Ho fatto l'ombreggiatura con il blush arancio e quindi ho la possibilità di avere una continuità, un'armonia. Non lo metto mai se non trucco la parte inferiore. Perché se non trucco la parte inferiore, risulta un po' lì fine a se stesso. In questo caso, che tutta l'ombreggiatura sotto, lo metto perché mi completa l'armonia delle ciglia con l'occhio e me lo ingrandisce. Perché io l'ombreggiatura la faccio quasi sempre. E allora un po' lo puoi fare, anche solo poco poco per sporcare le ciglia. Vedrai che l'occhio diventa più brillante, più armonico. Ok, ho capito, grazie. Niente. E voilà. Che ve ne pare, ragazzi? Vi piace l'effetto? Sì, bellissima. Completiamo le labbra. Abbiamo ancora 2 minuti. Allora ho il tempo per farvi vedere quello che ho fatto lo scorso video, che avete avuto tantissime richieste sul... Mi dici... Ok, qua ci siamo. Leggo un secondo la chat. Ok, avete chiesto un sacco di persone, ma che matita hai usato? Che matita hai usato? Delle matite fucsia. Ho usato la 812, che è la mia matita preferita, che è un fucsia, che però dentro ha un pizzico di, come si dice, di cangiante, di ciclamino. È la 812 miscelata, ve lo dico subito, con... Eccola qui, con la 900. E adesso ve le faccio vedere, ok? Allora, completiamo con le labbra. Prima di completare le labbra, che poi dopo su quello ci salutiamo, vi faccio vedere l'ultimo passaggio, ovviamente, dell'illuminante della palette sul viso. Quindi vado a prendere i due illuminanti, gioco la luce più chiara, la luce più calda nel centro, ok? Guardate che bel effetto, lo vedete? Quindi luce più chiara interna. Questo lo possiamo fare sopra la ciglia e sotto la ciglia, dà quell'effetto bagliore molto bello dell'estate, ok? Zigomo. Tocco più chiaro, tocco più caldo. Quindi posso giocare gli illuminanti a seconda della zona del nostro viso.
Quindi il tocco più caldo nella parte più sporgente dello zigomo, a sfumare verso l'occhio, tocco più freddo proprio sotto l'occhio, quasi in corrispondenza con l'altro punto luce. Vi piace l'effetto, ragazzi? A questo punto completiamo anche il punto sul naso, così lo facciamo proprio... Perfetto. Gabriele, complimenti, sono Nicole, ciao. Ciao, grazie Nicole. Ciao, ti faccio una domanda al volo che l'avevo scritta, ma mi sa che non l'avevi letta, anche se in parte forse mi hai già risposto. Dimmi, scusa, forse mi è sfuggito, no, perché sono rimasto da solo oggi. Ascoltami, per una pelle un po' più agée, una sposa che è un pochino più agée, è un pochino troppo carico, è meglio usare, lavorare con water tone e... Troppo carico, tesoro. Io ti consiglio, perché ti spiego, potresti farlo anche tutto un po' più leggero, ma ne perde la sua figaggine, vedi quanto è bella la pelle così. Sì, no, infatti. Va bene, quindi, non immaginavo, però volevo la conferma da parte tua. Hai fatto bene, però ti dico, potresti fare l'opposto, cioè lo usi, fai prima la base con un fondotinta, poi usi. Sì, 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 come avevi detto prima, no? Water tone e poi mi faccio... Ok, faccio vedere le labbra, per così concludiamo la nostra live di oggi, e intanto ne approfitto per ringraziarvi tutti per essere così numerosi, perché comunque siamo a fine luglio e so che le attività in queste giornate da voi sono belle movimentate. Quindi grazie per il vostro tempo. Spero di avervi dato delle tip e dei suggerimenti interessanti per tutto il mondo fototipo, quindi scelta del colore, scelta del fototipo, del sottotono, ma anche come scegliere un fondotinta in base al primer e in base alle discromie. E concludiamo con le labbra intense, perché sarà un po' il mood che vi svelerò nel prossimo preview di settembre-ottobre. Vi ho fatto vedere in anteprima i nuovi blush, avete visto la spinenza che hanno, stiamo parlando degli Artist Face Powder, dei pigmenti ultra pigmentati a base polverosa, però che a contatto con la pelle diventano estremamente morbidi e cremosi. Un piccolo rilancio a tutto quello che è il mondo HD Skin con la palette, ma soprattutto presentandovi quello che è un po' la tecnica di punta di questo momento, che è la tecnica dell'underpainting contour, una tecnica che sta spopolando, però non potevamo non farlo dentro con il lancio nuovo della palette. Arrivo a concludere l'opera, tanto vado veloce. Ok. Sto ingrandendo un po' anche il labbro inferiore. Ok, e concludiamo con un balsamo sopra. Di solito noi usiamo il nostro balsamo per l'altra, che è il HD Skin Lip. L'HD Skin Lip è un colore leggermente carne, ok? Lo possiamo usare anche in versione più rosata o più trasparente, e lo picchiettiamo sopra le labbra in questo modo più glamour, in modo da avere un effetto finale molto fashion. Io, ragazzi, sono giunto alla fine. Vi ringrazio ancora per l'attenzione e per essere stati con noi tutta la mattinata. Ringrazio anche Virginia per essersi sottoposta come modella. Spero di avervi dato tutti i suggerimenti e spero di aver mantenuto fede a quello che
che non ci eravamo detti nei nostri appuntamenti, quindi vedere quello che era il prototipo e tutto quello che era l'argomento che ne genera, ma soprattutto ha deviato qualche tip per quest'estate che ci aspetta. Vi auguro una buonissima estate, vi auguro di passare nel migliore modo possibile, divertirvi, rilassiamoci, perché poi ci aspetta un inverno come Ca' Forever ricco di novità. Questa ve l'ho già fatta vedere, ma attenti perché in arrivo anche la successiva novità di cui oggi non vi ho parlato, ma che sono i nuovi correttori HD. Quindi insomma sono tante le cose che ci aspettano, poi altre che vedrete nel preview. Vi auguro una buona estate e a presto. Grazie a tutti per essere rimasti con noi. Grazie Gabriele. Grazie a voi, grazie per i complimenti, tutte le cose belle che state scrivendo nella chat. Grazie. Recording stopped. A presto ragazzi, un bacione. Ciao a tutti.